www.canale58.com, la TV sul web. Notizie, video, rubriche, diretta streaming. Scarica l'app di Canale 58 per tablet, smartphone, iPhone. Cari telespettatori, benvenuti alla rubrica Com'era, com'è, come sarà. Accanto a me l'architetto Nappa. Buongiorno a tutti da Bisaccia. Bisaccia è un borgo medioevale pregno di storie e testimonianze di un antichissimo passato. Il comune rappresenta un tipico esempio di centro abitato irpino con i suoi suggestivi elementi architettonici e i suoi numerosi ritrovamenti archeologici. Tra i tanti monumenti, il Castello Ducale di Bisaccia, che ospita il Museo Archeologico, è uno dei più importanti siti fortificati della Valle dell'Ofanto. Edificato da Re Chiprimo su preesistente fortilizio di epoca augustea, come testimonierebbe una citazione dell'autore romano Orazio, il primo nucleo del castello sorse nel 598 d.C., sotto il patrocinio di Papa Gregorio Magno, grazie ad un accordo raggiunto tra Longobardi e Bizantini. L'importanza storico-architettonica di questo castello è data dal suo essere una rara testimonianza di tutto il periodo storico che va dalla fondazione del fortilizio in epoca longobarda, passando per le modifiche effettuate nei secoli fino all'odierna funzione museale. Quasi del tutto ricostruito nel corso del XIII secolo, fu rimaneggiato in epoca angioina ed aragonese. La torre conserva anche i singolari segni delle maestranze sveve visibili nei contrassegni di origine germanica. Nel 1246 fu proprietà personale di Federico II, che qui amava andare a caccia e vi creò la temporanea sede della famosa scuola poetica siciliana, assegnato a Ferrante d'Aragona nel 1462. Fu feudo degli aragonesi per diverso tempo, fino a che nel XVI secolo venne trasformato in dimora signorile. Ospite illustre fu anche il poeta Torquato Tasso, giunto nel luogo per riposare. Gli edifici signorili si ergono nel centro storico, Palazzo Vitale, Palazzo Capaldo, col suo bel giardino, e Palazzo Cappa, da impianto medievale. Straordinaria sintesi tra l'arte normanna e quella bizantina è invece la Cattedrale di Santa Maria Vergine. Nel castello di Bisaccia sono tante le iniziative che si svolgono. Nel castello ducale di Bisaccia, Marco Memoli ha allestito un'affascinante mostra fotografica dal tema Irpinia d'Oriente ed Occidente. Gli scatti dell'artista si soffermano su paesaggi e volti dell'Irpinia.
io racconto un po' l'attualità della nostra terra e le contraddizioni che ci sono anche nel nostro territorio. Spesso anche mi piace molto parlare con le persone e vedo questo odio e amore per questa terra che per me è sbagliatissima. Perciò nella foto cerco sempre di portare avanti proprio il territorio, proprio l'Irpinia in generale. Lo scopo di Marco Memoli, dall'animo sensibile, è quello di raccontare attraverso la fotografia la storia del territorio irpino perlustrato da Memoli, che è riuscito ad immortalare la bellezza di un vasto territorio. Ci troviamo qui in questo spazio museale ben allestito. Ci vuoi raccontare un po' la tua esperienza? Perché so che lei viene da diverse esperienze che ha fatto anche fuori dal nostro paese, dall'Italia. So che è stata negli Stati Uniti, a Boston, è stata a Londra. Quindi ha una visione internazionale di ciò che oggi rappresenta la cultura, soprattutto dei borghi, tra virgolette, un po' più periferici. Ci vuole raccontare un po' qual è la sua visione da questo punto di vista, che cosa è importante evidenziare per far conoscere meglio la nostra terra? In effetti la scelta di questa mostra, che già dal titolo racconta tanto, Irpinia d'Occidente e d'Oriente, quindi abbiamo voluto già solo dal nome rappresentare tutta l'Irpinia. Il sottotitolo di questa mostra è Terra amara e piena di grazia, perché effettivamente questa terra è piena di contrasti, piena di amarezza e di forza e di durezza, ma anche piena di grazia e di bellezza. Io sono una delle curatrici di questa mostra insieme a Massimiliano Grasso, e quello che volevamo attraverso questa selezione di foto di Marco Memoli era di valorizzare il territorio, soprattutto la sua essenza, soprattutto la bellezza naturale, tralasciando e cercando di evitare il folklore, perché purtroppo si tende quasi sempre a evidenziare e promuovere l'Irpinia con manifestazioni che hanno più del folklore che invece della tradizione vera e reale, che è quella più interessante e che potrebbe essere molto molto avere un riscontro maggiore anche fuori dal nostro territorio. Lei crede che è una scommessa possibile, insomma, possiamo riuscire a far conoscere bene questa nostra terra, al di là di quello che lei appunto ha precisato, del folklore, diciamo, rappresentare la nostra terra da un punto di vista storico, artistico, culturale, anche per quello che riguarda uno degli aspetti più importanti, che è il paesaggio, l'ambiente? È possibile questa scommessa? Io ne sono certa, sì, io ci scommetto tutto, perché alla fine quello che si cerca, o perlomeno la tendenza che vedo anche all'estero, è la ricerca e la volontà di riscoprire luoghi naturali, luoghi reali. Non vorremmo più una estetica preconfezionata, vorremmo vedere cose vere, cose reali, e credo che l'Irpinia abbia tantissimo da far vedere e da far conoscere, cose che probabilmente ancora neanche noi stessi conosciamo bene.
è possibile mettere in evidenza quello che è un percorso turistico per questa nostra terra? Cioè, attraverso il lavoro che state facendo, è possibile ricostruire un itinerario possibile che mette in evidenza tutte le particolarità da un punto di vista anche architettonico, storico, culturale? Si può realizzare, secondo noi, e quello che stiamo cercando di fare con la nostra associazione, un percorso che evidenzi un turismo diverso, un turismo creativo, culturale, che segua dei percorsi che appunto raccolgano l'interesse di un turista diverso, un turista che vuole conoscere, che vuole vedere l'arte, che è interessato alla cultura, che vuole andare piano, che vuole passeggiare, che vuole scoprire, che non vuole arrivare in un posto e scappare subito, ma ha la necessità e il piacere di godere del posto in cui è. www.canale58.com, la TV sul web, notizie, video, rubriche, diretta streaming. Scarica l'app di Canale 58 per tablet, smartphone, iPhone.